Ciao amici, amiche, come state? Condividiamo e partiamo subito. 2:30 deve partire questa mitica gara. Tutte insieme, ragazzi, tutte insieme, grandissimi. Dai, Twitch, carica. Allora, ragazzi, siete pronti? Siete carichi? Dai, scarica. Si parte, amici. Condividiamo veloce, partiamo. Twitter, forza. Condividi. Ciao Stream Elements. Ciao Sound Alerts. Arrivo. Ok, ragazzi. Ci siamo, scaldiamo le gomme. Dai che dobbiamo partire adesso, doveva già partire la gara. Ok, andiamo, raga. Inizia la gara del Belgio 2022. Go! Ce l'ho io. Guarda la stampa, mi è riuscito. Dove fredde, amici? Attenzione a non sbagliare l'inizio gara. Ciao amici! Devo stare molto attento, Verstappen! È partito il GP del Belgio 2022, amici miei. Sainz in pole, ma sappiamo benissimo che la Red Bull ha dei tempi pazzeschi. Come si dimostra, Sainz, orca, c'ha anche un freno pazzesco. Frena che è un frenatore, un maestro frenatore, Verstappen. Siamo al primo giro di 44, amici miei. Fischia come gira. Supera. Se non voglio far stupidate, è una parola. La Red Bull è forte, raga, che se l'ho fatta bene, però mamma mia che emozione quella curva dove è morto 2 anni fa anche dei ragazzi che non mi ricordo più come si chiama, l'amico di dai, ci proviamo. No,
Ho sbagliato. Come viaggio d'estate. Prende tutta la strada il nostro amico Verstappen, amico anche fuori, e andiamo a mangiarci la pizzetta dopo la gara. Ce l'abbiamo fatta forse, siamo presi un po'. No, non ce l'abbiamo fatta, raga. Ok, DRS disponibile. Allora amici, tengo solo sulle curve perché non me le ricordo. Anche se questa pista è un po' più delle altre, me la ricordo, eh. Perché su Gran Turismo l'ho fatta di brutto. Dai, ci provo? No! Caspita! Caspita! Gara emozionante! Porca loca! Io e Mitico Verstappen abbiamo fatto breccia. È andato via un po', l'amico Verstappen. Rivale Verstappen. Ciao Charder, amico mio, la gara che piena di emozioni con Verstappen che sta andando, Madonna ragazzi, che emozione fare questa curva a fuoco, viene quasi il vuoto d'aria, pensate loro che la fanno davvero a queste velocità. Ciao Charder, amico mio, come stai? Mega gara GP del Belgio 2022. Osserviamo un po' anche le gomme, visto che comunque l'amico Verstappen non va. Si mette in mezzo, Urca, ha sbagliato Charder. Grande, sorpasso in un punto dove non credevo, mi stavo anche grattando. Dai, ci siamo. Beh, bisogna sempre stare attenti che è un attimo,
Hai registrato il miglior tempo, continua così. Speriamo che non si spacchi il motore. Questo punto, amici, è incredibile. Parlo a fuoco, eh. Allora, ho finalmente soffiato e riparato il mio Logitech G923. C'è un video sul mio canale YouTube, che poi vi posso anche linkare, dove... Oh! Ho sbagliato. Dove vi faccio vedere come pulire la pedaliera in questo caso, eh. Belgio è bellissima. Tecnica, un circuito fatto bene, con i sali e scendi, con tutto, con un bel divertimento in curva, curve difficili, a parte la S finale che si va veramente del piano. Raga, ho sfiorato il muretto, ho rischiato di buttare via la gara, incredibile. Al quinto giro. Oh, oh, oh. La curva è difficile perché comunque è in discesa a destra e la macchina, quando tu dai gas subito, bisogna parzializzare tantissimo, anche se ho controllo della trazione, lo stesso devo parzializzare perché sennò è un disastro, eh. Mi parte via lo stesso. Ciao amici di Twitch, come state ragazzi e ragazze, grandissimi, benvenuti. GP 2022 Belgio. Un po' di ciao amici di YouTube, di Twitch, come state grandissimi? Faccio una confusione oggi incredibile. Benvenuti al GP del Belgio, Sainz in pole position, dopo una partenza, un inizio emozionante, adesso si è un po' consolidata la posizione, anche se ci vuole un niente a sbagliare qua, è una pista comunque difficile, bisogna prestare un bel po' di attenzione, sennò stiamo andando a sbattere anche su un muro. Come state? Buona domenica a tutti ragazzi. Stacco dalla vettura dietro di te è 2,5 secondi. Sempre incollato, Verstappen. Unico punto. Uela, Batman, amico mio, quanto tempo, come stai? Grandissimo. Che ho fatto il dritto. Ciao, dai che a settembre si ritorna a fare un sacco di giochi fighissimi. Poi Batman sto portando target, cose nuove. Per andare finito non riesco a leggere tutto, amico mio. Ciao Batman, la road glide devo prendere la più veloce. Ah ok, amico mio, aspetta,
Grande Batman! Dai ragazzi, che ritorniamo tutti insieme in un bel gruppotto come prima di andare in ferie, ragazzi. Non vedo l'ora, sono contentissimo. Grande Batman! Grande Andrea! C'è anche Andrea, amico Andrea! Come stai, Andrea? Buona domenica a tutti, ragazzi! Devo bere! Devo bere! Batman, bevi, grande Batman! Porca loca! Ma dove bevo? Ce l'ho fatta! Senza far disastri! Sono riuscito a bere, raga! Devo chiudere la bottiglia! No, in quarta! Cazzarola! Però mi entrano le mosche! Oh, attenzione qui in prima! Attenzione, Marco, ho sbagliato! Oh, muretto! Muretto, Andrea! Allora, secondo me, come in Gran Turismo 7, ragazzi, ci sono stati dei cambiamenti quando si va a sbattere, assolutamente, il consumo gomme e anche delle auto che prima erano dei chiodi fermi. Marco? No, fanno male le braccia, un po'. Sì. Batman! Allora, io lo faccio primo perché mi diverto, secondo per stare con voi, così facciamo la gara insieme e per cercare di portare più pubblico. Ah, è vero, la Rogue, devi andarci in settima, ma la Rogue, qual è la Rogue? EUE Rogue, qual è la, che curva è? Aspetta, aspetta che adesso ci passa attenzione, amico mio. E hai ragione Batman, sì, dopo un po', a parte proprio le braccia, anche le gambe, i piedi, perché gioco con calze, insomma, con le calze, quindi perché si ha più sensibilità. E adesso che ho sistemato la pedaliera va benissimo. La curva in salita, ok. La curva in salita prima del rettilineo. La curva in salita. Ah, la curva in salita. Adesso ci presto attenzione. Sì, amore, anch'io, tata. Vieni a salutare gli amici. Oh! Oh! Bella Andrea, grandissima Andrea! Sto incominciando a sbagliare un po', raga. Allora, amico mio, Charder, era da fare subito dopo. Dopo di questo facevamo la Lega. Il problema è che purtroppo uno dei miei migliori amici, Nino, è venuto a mancare il suo papà e devo per forza andare a trovarlo perché era una persona spettacolare e quindi voglio proprio andare a salutarlo. E quindi finito qui, devo andare via, ragazzi. Sì, se no facevamo quello, invece purtroppo stanotte è successo grandissimo. Voglio andare a salutare il mio amico e più che altro salutare anche lui, che era un grande uomo. C'erano dei bei discorsi quando ci trovavamo insieme. Comunque, niente. E volevo farlo subito dopo e invece vabbè, devo andare via e stasera ero già in accordo con Kevin perché deve fare per forza Oltre la Luce, che poi gli scade il periodo di prova gratuito e non può più farlo. Adesso vediamo un attimo di fare bene questa curva qua, che adesso Andrea, che ancora non so capito qual era la curva in salita. Allora, livello di difficoltà loro è 45%, raga. Allora, l'altra volta 45% mi davano 76 anni. Adesso su questa pista qui riesco a gestirlo bene, a parte i miei errori. Stacco dall'auto dietro, 5,0 secondi. All'inizio passato, la più famosa. Ah, quando scendi giù. Ah, sì, ok, Andrea. Allora, capito qual è. Com'è che si chiama? Ewo Rogge. La Roggia? La Roggia si chiama? No, ma non è la Roggia. La Roggia è un altro circuito italiano. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Questo, eh? Allora, questo qui. Tu dici. Seconda, via, pieno.
Allora qui si fa pieno, non si frena. 15, questa qua così devo farla, vero? Così è fatta bene, così è fatta extra bene. Infatti penso di avergli dato paghetta, Ah, ok, grazie Andrea. E com'è che si chiama quella curva lì? La Eurugge? Ciao amici di Twitch, come state? Allora, appena si stabilizzeranno i server, ragazzi, faremo queste gare qua, io, l'amico Sharder, Kevin e Andrea, anche, finché... Orugi, ok, l'Orugi. Ci facciamo le gare insieme, finché non stabilizzano. Adesso, purtroppo, i server sono merdosi. E poi, tra l'altro, mi diverto un casino io a fare queste gare così. Solo che... questa potevo aumentare anche il livello di difficoltà loro, potevo aumentarla. Peccato che non si può fare da dentro gara. Allora, ero a 55 la volta scorsa e mi hanno dato paga, e allora ho deciso di portarla a 45, però su sta pista è un po' poco. Devo anche togliere il verde, qua potevo toglierlo perché lo riconosco il tracciato, non ho bisogno del fastino gomme, morbide, medie. Per poi pian pianino andare a togliere anche tutti gli aiuti, ragazzi. Una volta che sto, se mi ricordo, il problema è che non me le ricordo le piste. Questa me la ricordo perché l'ho fatta tante volte su Gran Turismo. Il GT è bellissimo, ieri sera mi sono divertito un sacco, a parte la sorpresa della BRZ, che era una macchina che prendevo quando le altre non riuscivo a far nulla perché era misure durano un botto, non c'è bisogno di entrare. E infatti aspetto proprio guarda, 21, sì, vero Sharder? Queste sono belle, ce le facciamo insieme, ragazzi. Però devo togliere gli aiuti un po' alla volta. La BRZ l'hanno cambiata completamente. Infatti ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male per la BRZ e bene perché la Porsche riesce a gestirla in maniera alquanto incredibile. La Cayman però, attenzione qua, se si fa un incidente lì si rischia a quel punto. Ma voi avete sentito la notizia che Codemaster e quindi Electronic Arts la vuole comprare Amazon, che tra l'altro è il proprietario di Twitch, Prime Video e Prime Music e Prime Gaming, e anche un bel gioco che hanno fatto loro, che compagno di squadra è bello fico. 26,0 secondi. Allora io voglio portare bene all'amico Perez e anche Leclerc, perché
comunque io ho Ferrari e Ducati nel cuore, ragazzi, quindi voglio portare bene a loro e con questa, spero arrivare alla fine ancora lunga, 12 di 44 per parlare un po' troppo prematuramente, ma spero di portare almeno un goccio di speranza oggi, anche se le Red Bull nella gara vera, che partirà fra 5 minuti se non ho capito male, è alle 3, quindi siamo in vantaggio di 13 giri noi, vabbè un 14 fai dai, rispetto a loro, una bella mezz'oretta. Sono contento Andrea e Charles perché finalmente funziona bene il volante, la pedaliera. Ieri sera sono andato a letto alle 3, raga, sono stanchissimo, con Little Big Workshop, è un gioco pazzesco, mi piace tantissimo. Ciao amici. Amo, caffè? Un caperino a 300 all'ora, ragazzi, ci sta, eh? Voi cosa mi dite? Un errore del grandissimo Sainz. È stato bene, non male. Devo mischiarlo anche a 300 all'ora, abbiamo... Certo, mica più. C'è Andrea, Sarder, aie, Batman. Sì, adesso non so se è entrato o uscito perché io a un certo punto dal Ticino riesco a controllare e chi c'è, chi non c'era, amici miei. Kevin non l'ho ancora visto. Rettilineo alla fine. Questo dovresti correre, perché è bravo. Ciao, amo, saluta. Un caffè a 300 all'ora, raga. Stasera siamo decimi, però sì. Beh, possiamo cambiare, fare anche Formula 1, morte più a. Stavo ispirando. Bravo, qualcuno che in questa casa fa qualcosa, ragazzi, perché devo dire la verità, a parte 4-5 lavoretti in casa non ho fatto nulla. Ho visto il video su YouTube, Sader,
che Marco ha pubblicato, facendo vedere le tue librerie. È stupendo, eh? Non so se hai avuto ancora la possibilità di vederlo, ma è davvero bello. Ci ha messo impegno. Per il mio amico, per il mio amico. A montarlo, mi è piaciuto tanto, eh? Guardalo. Dopo tutto l'impegno che ha fatto, che ha avuto Charles a fare le livree, ci mancherebbe che ci ho perso un po' di tempo a fare tutte le foto. Però farò anche l'altro, farò anche quello con Carla, con la livrea di Morris, del grande Maurizio, il nostro amico, di Loki, di Charles, sono tutti insieme perché non ce li ho tutti due. Però vediamo, se ce ne sono tante di Charles, te ne faccio uno tuo Charles. Adesso vediamo un attimo quante ce ne sono, perché se di Charles 7-8 macchine ci sono, quindi potrei passare anche proprio tu a Charles. Gli altri ne faccio un altro e poi voglio fare quello del team con quadraforte, dell'MDRT, sono video diversi, capito? Eh sì, facciamo pubblicità a Charger Design, certo, ma io sempre, per quello che voglio le livree anche sia del team che anche le tue che faccio vedere, ma anche le mie Marco Drans, perché poi c'è sempre il suo nome in primis davanti. Tutta la fatica e lo sforzo che fa, perché non è facile fare le livree. Ragazzi, ne ho fatta una io, era un tipo un... Una cacata con il pianto. Per il prossimo stint monterai gomme intermedie. Siamo al 16° giro, lo fondiamo, quando finisco andiamo dammi nome. Ho fatto mezz'ora 16 giri. Che sono adesso? 4, 6, 7. Non riesci a tirare un'altra metà. Ci riesci in dito, no. La lasciamo per quando andiamo al lavoro, ne andiamo. Devo andare a controllare un attimo le gomme. No, eppure sono messe bene. Ciao amici di Twitch, come state? Vediamo a quanto scendono i gradi dei freni, dei dischi dei freni. Mille e 56 gradi vanno, raga. Sainz, Verstappen, Leclerc, Hamilton. Testa Alonso quinto, grande Alonso, bravo. Come sappiamo tutti, il mitico Vettel ci tirerà da... Oh raga! Oh! Ho dovuto scrivere una cosa sul computer. Urca loca! Oh! Ok, il distacco da quella dietro è 36,1 secondi. Ci sta, eh? Mamma mia, mi fa male il piede, raga.
porca loca. Eppure poi come l'ho impostata, oppure un pelino di usura c'è, vediamo un secondo. È tempo di entrare nei box, completa il giro nel minor tempo possibile. No, io non entrerei nei box adesso. Sentiamo adesso. Siamo i box. Ma sì, dai, il 17° giro siamo i box. Quindi sembrano. Dal tuo compagno dietro di te è 37,8 secondi. Ah, il Leclerc. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Già ho sentito un po', il calo di aderenza, se ti devo dire la verità. Oh, piano! Complimenti a te e alla crew, siamo soddisfatti. Ok, complimenti a me e alla crew, siamo soddisfatti. Che so? La pista si sta asciugando, ripeto, la pista si sta asciugando. Dimmi okay, quando vogliamo. Vuoi passare alle gomme da asciutto. Ma che cazzo di gomme mi hanno messo? Ma no, raga! Ma siamo seri? Ma porca miseria! Ma che cazzo mi hanno messo le gomme da... Ma perché? Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Avete una strategia di merda! Ma porca miseria! Va, va, non tengono! No! Ma perché mi avete messo queste cose? Mi hanno messo l'intermedia, raga! Non ci credo! Le intermedie, ma perché? Ma perché che è la gara con sereno? Mettimi le hard, perché le intermedie? Dobbiamo aumentare il ritmo, la vettura dietro di te è a 4 secondi.
Charles e ai box. Ma porca miseria. C'è una nuova strategia disponibile sul DNF. Posso fare quello che posso con gli intermedi, ragazzi. I miei box hanno sbagliato a montarmi le gomme e non riesco a capire perché. Probabilmente pensavano che venivano due gocce d'acqua con il cielo così sereno. E boh. Gianmarco! Amico mio! Che cavolo di... Ma il maestro delle gomme intermedie, Gianmarco, non c'è neanche una nuvola, non c'è una nuvola. Ciao Gianmarco, amico mio, come stai? Buona domenica amico. Adesso sarà incominciata, penso, da 5-10 minuti la gara reale. Noi invece siamo qui con la gara di Marco Drams, 44 giri del Belgio. Benissimo, oh perfetto, grande amico mio, sono contento. Oh, no, non tiene ragazzi. Mi hanno montato le intermedie, non so perché, adesso... Oh, no! Caspita! Ma sai che mi gira le scatole della... Charder, mi hanno montato le intermedie... Oh! Azzarola! E adesso è entrato dentro Verstappen. Sì, devo entrare. Che rincoglioniti quelli del box, raga, mi hanno montato, ma non c'è una nuvola, non c'è nulla, ma perché intermedie? Charder, sono entrato a cambiare le gomme, mica mi sono accorto che c'era scritto qua, ma ha messo intermedie, sti scemuniti, ma forza, non tiene una sega, Charder. Per montare gomme medie. Nella vettura dietro c'è una nuova strategia disponibile, sì. Sul DMF. La nuova strategia, sì, adesso vado subito Gianmarco, se no questa qua la perdo, così. Allora, la volta scorsa era il 55% di difficoltà, me la giocavo, ma era proprio da sclerare. Questa pista potevo far tranquillamente 55, ho tirato 45 loro e vedo che gli do paga. C'è Gianmarco, mo, vieni a salutarti. Aspetta Gianmarco che adesso arriva Carlo a salutarti. Amo, vieni a salutare, tata. Che mi hanno mangiato gli intermedi, vieni a salutare Gianmarco. Tesoro, Andrea, Kevin non è ancora arrivato. Mi hanno montato le gomme sbagliate, ma mio schiscione. Ma dopo non c'è. Kevin non c'è. Ma che scemoniti, raga. Perfetto. Hanno sbagliato loro a montarmi le gomme, sti cretini. Ottima entrata. Siamo felici con questo. Eh sì. Oh, guarda dove Verstappi! Diciamo. Ai. Attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ciao Carla, è andata Gianmarco. Ce l'ho davanti. Ultimi 22 giri con queste gomme, mamma mia! Beh, ma le gomme non sono un problema. Oh, Alonso in terza, grande Alonso. Penso perché Hamilton è andato dentro a riparare. Oh, fredde, raga. Lo so, amico mio. Freddissime sono le gomme. Le faccio scaldare un po'. Adesso andiamo a prenderlo. Mitico Verstappi.
Che bella che è sta pista. Che bella che è sta pista, raga. Anche lui è come nuove, eh. Anche il mitico Verstappen ha gomme nuove. Devo preservare anche le gomme. Madonna, quanti cambi di gomme ci sono nella Formula 1, ragazzi, è una cosa impressionante. No, in prima. Ho sbagliato, quella si fa in seconda. Il suo compagno di squadra è 15,2 secondi. Oh, c'è ancora Alonso terzo. Un po' come si dice, sui cordoli, eh. Devo stare un po' più attento. Adesso freno un po' prima perché ho paura di andargli addosso e non voglio, eh. Non voglio buttare via la gara. Devo trovare, studiarlo un po' e trovare il punto dove superarlo. Prima ero riuscito nella curva. Ciao amore. No, adesso si va lì. Vieni Oli. No, volessi, verso di là. Sai che il prossimo anno non ci sarà il Ponchard. Sì, sì, ho sentito. Allora, ti dico la verità. La pista mi piace. Le linee di fianco mi mandano il cervello in pappa. Quindi sono contento, diciamo, che la tolgono, ti dico la verità. Come pista era bella, a me piaceva, ti dico la verità, bella, veloce, bella. Però quelle... distacco da quella. Cosa servono le righe? A me a mandarvi il cervello in pappa. A che cosa servono, Gianmarco? Hanno un senso quelle righe, non è solo visivamente figo dall'alto quando fanno le riprese. Oh, con l'elicottero, scusate ragazzi, ogni tanto urlo, ma fanno cose strane sta macchina. Vorrei superarlo adesso, ma non ci siamo ancora. Alla prossima. La rossa frena sotto e la blu. Ah, per blu a frenare molto. Ma tu parli della pista? Ma frena la macchina? Cioè, sono tipo delle cose fatte apposta per bloccare le macchine quando escono le tipo sassolini, una roba fatta così. Comunque manda in pappa il cervello. Manda in pappa il cervello, amico mio. Non potevamo farla verde, tutte verdi. Cioè, blu, ti dico la verità. Sì, Shard. Porca miseria, Verstappen, oh, è un... guarda, oh! Non voglio rovinare la macchina, voglio imparare a non andare addosso a nessuno, perché le gare si fanno così. Non voglio prendere dentro nessuno, non voglio esagerare. Tanto se uno va più veloce, bene o male, prima o poi si trova il punto dove superare. Poi Verstappen viaggia, allora la prossima che ci sarà la farò sicuramente al 50 e man mano alzo e tolgo e voglio togliere gli aiuti. Ecco, la cosa che voglio fare è questa qua, perché... attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Oh, come lo stato delle gomme? Ma porca miseria, ma le ho appena cambiate. Vedi che non voglio andare a toccarlo assolutamente. Ma sono al 6%, ma che meccanico ho? Ma vai a cagare, meccanico.
Ma dai, lo stato delle gomme, ci siamo. Sono qua che ti... Pensavo che c'erano dei problemi alle gomme, 6%, nuove praticamente, nuove di fabbrica. 6% le ho appena rodate, si stanno scaldando adesso. Raga, non voglio toccarti dentro Verstappen. Spero di portare fortuna alla Ferrari, che oggi vinca prima e seconda, il mitico Sainz e il grandissimo Leclerc, anche se so che è dura, eh. È dura, ragazzi, perché la Red Bull ha fatto dei miracoli. Mi sembrava di aver letto e di aver visto un'intervista che, di Sainz, che diceva che lui ha avuto la pole, ha fatto la pole, è stato bravissimo, ma volano le Red Bull. Oh, vedi che... Cacchia. A parte che non mi dà fastidio, raga. Non vi dà spazio, non vi dà spazio per superare. È legale questa cosa? Bamba come apre la Red Bull, bamba come apre la Red Bull. Chissà l'anno prossimo che farà parte della Porsche, come saranno i motori Porsche. Concorrenza in territorio tedesco, ragazzi, con la Mercedes. E ho sentito che entrerà anche l'Audi. Il DRS ce l'ho in automatico, amico mio, perché non trovo mai il tasto. Non mi ricordo mai il tasto e lo faccio mettere in automatico. Ma che roba Verstappen! Bravo, bravissimo. Non voglio assolutamente andargli addosso, ragazzi. Ho appena detto, porca miseria, ci ho dato una toccatina. Non voglio buttare via la gara a 26esimo giro, Stiamo andando a 300 all'ora, uno attaccato all'altro, raga. Porca loca, lì prende e va un po' dove vuole lui. Ciao amici di Twitch, come state? GP del Belgio. Grandi ragazzi, buona domenica a tutti. Oh, scusa, ti ho baciato Verstappen. Ti ho dato un tocchettino, ti ho dato un bacino, scusa. No! Troll è fuori, raga. Oh! Orca! Attenzione, incidente gialla avanti sul tracciato. Oh, eccolo lì, Stroll! Bandiere gialle. Bandiera verde. Ok. Orca miseria, oh! Come arriva Verstappen, raga! È incredibile! Devo cercare un punto dove superarlo e non essere troppo esterno che lui mi prende. Orca loca, scusami. Ciao amici di Twitch, come state?
Dai che ce la faccio! Sono uscito più forte stavolta! Ma lui è fianco, di fianco raga! È di fianco! Come nuove Verstappen fa paura! E abbiamo anche i doppiati adesso, bisogna stare molto attenti! Dargli spazio raga, soffiati proprio sulla curva la Rogue, come dice Andrea. La Tifi non si sa cosa. Oh, la Tifi si è messa in mezzo. Ma dai, la Tifi! Togliti! Ma porca miseria! Ma porca! Ciao amici di Twitch, come state? Buona domenica a tutti! 28esimo giro! Porca loca! Perdono! Che legnata che ho dato Verstappen, scusami Verstappen, e ho perso un sacco di tempo. Urca, ma dov'è? Devo andare a prenderlo raga, non posso lasciarlo andare. Incredibile, al 29esimo giro stavo buttando via tutto, gli ho dato una sportellata all'amico Verstappen, anche se non volevo, lui lo sa. È una gara piena di colpi di scena, cioè piena piena no, però hanno Paul, è partito meglio Verstappen, sono riuscito a superarlo. Ciao amici e amiche di Twitch, statemi bene, buona domenica a tutti ragazzi. E dopo un inizio travagliato comunque sono riuscito a superarlo. I miei meccanici hanno sbagliato, hanno montato gomme da intermedie con neanche una nuvola, incredibile. E Verstappen che sta correndo a pieno posto, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, come state raga? Devo stare attento a non dargli addosso, eh? Adesso monto gomme giuste, i miei meccanici hanno sbagliato a montarle. Qui è sempre una frenata con incognita, eh? La Red Bull, ciao amici e amiche, come state? Grandissimi! Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, grandissimi! Oh, momenti! Io vado addosso! Se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, grazie, mi farebbe molto piacere! E se volete giocare con noi non c'è problema, iscrivetevi al canale, così mettiamo d'accordo quando giochiamo online di giocare anche insieme a voi. Oppure state qui con noi, scrivete in chat così riusciamo a dialogare con voi. Oppure se volete solo rimanere dentro, state qui tranquillamente quanto volete. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi! Allora, siamo al giro 30 di 44, abbiamo cambiato le gomme,
I miei meccanici hanno messo gomme intermedie così, perché hanno visto due nuvole a 100.000 km e mi hanno messo intermedie e ho dovuto faticare un po'. Adesso c'è Verstappen che sta facendo un po' da tira e molla, non è mai andato così piano, o ha ceduto un po' le sue gomme, perché lui è più tempo di me, io ho fatto due cambi, lui già uno, ma io non ho più cambi di gomme, eh? Quindi vediamo un attimo la situazione. 18-22, mancano ancora 14 giri però, devo stare attento a preservarle un po', tanto è inutile che sto sorpasso per poi... A parte che qui mi dà via, guardate come mi dà via il motore della Red Bull. A livello motore siamo a posto. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Urca, ho preso un po'. Ecco che anche lui, anche Verstappen è al limite ragazzi. Anche Verstappen ha preso un po' di fangazzo di fianco al... Ho visto proprio che il motorazzo della Red Bull... Oh mio Dio, scusa! Scusa Verstappen, per fortuna ha preso tipo la gomma. Scusami Verstappen, non volevo, davvero. Sto già incominciando a sentire la stanchezza dei 31 giri, ragazzi, eh. Siamo un'ora quasi, no, cos'è che è? Tre quarti d'ora di gara. Allora, finché si fanno 5 giri, 10 giri, è tutto bello, simpatico. Quando si cominciano a fare un po' più di giri, è interessante la situazione. Loro, i piloti di Formula 1, si allenano tutto l'anno anche in palestra. Anch'io mi sono andato in palestra a allenarmi per fare le gare, raga. Tra un annetto penso che un po' di calo di peso si vedrà. Anche a Marco Drums Games, che diventerà un e-sport pro di giochi di racing. Comunque facciamo anche Gran Turismo, ci sono le livree fantastiche dell'amico Charger Design, l'amico Marco, che è qui il mio moderatore. E venite a seguirci per vedere le livree fantastiche. Ho messo anche le livree che mi ha fatto in un video in suo onore. Orca loca! Verstappen! Vertex! Quanto tempo! Amico mio, un sacco di piste su Gran Turismo che devi battere! Come stai Vertex? È entrata anche la tua amica... La Giorgia, una sera ci siamo divertiti un sacco e poi non è più entrata. Boh, piacerebbe entrare. Ah sì, è entrata quando sei di tu. Settimana scorsa quell'altra, addirittura. Vabbè, adesso Vertex, cominciamo. La gara reale sembra vincente. Orca loca! Allora, non dite niente ragazzi, perché sapete che... Però la gara reale è vincente, bella, bella. È come la mia allora, praticamente. Andrea? Beh, che la mia gara non è male, devo dire la verità. Mancano 12 giri. Tra un po' devo dargli paga al Maxi, perché sennò se la va a vincere lui. E io invece oggi voglio festeggiare, voglio festeggiare con lo champagne, voglio festeggiare una vittoria in Belgio. Urca loca! Vertex, ho pulito la pedaliera, ho fatto anche un video su YouTube, sul mio canale, dove l'ho tirata praticamente con la bomboletta di aria compressa e lo svitol per i contatti. Ho tirato la pedaliera a lustro e funziona benissimo. Chiaramente tutti i peli del mio gatto e del mio cane. Si vede che il gatto viene a dormire sulla pedaliera. Non so che cosa ci sia di bello andare a dormire sulla pedaliera che è tutta piena di... A parte c'è la parte plastica che è bella liscia, credo che per quello. O forse perché i gatti lo fanno apposta per rompere le scarpe. Era dentro praticamente l'ingranaggio pieno di peli di gatto. L'ho pulita per bene con l'aspiratore, col fono, con la bomboletta d'aria compressa, con lo svitol per i contatti elettrici però, e va perfettamente, è tornata nuova. Adesso devo soltanto mettermi un po' di impegno io, perché anche in Gran Turismo sono cambiato un po' di cose e... Sì, e Gran Turismo sono cambiate un po' di cosine, sì, bisogna un po' abituarsi. Allora, stasera non so se con Carla e voi facciamo in Formula 1, continuiamo con Kevin, con anche l'amico Kevin. Vedi che arrivo, anche lui sbaglia, siamo tutti e due
al limite, Andrea. vedi, mi frena in punti. Io non lo so se lo fanno apposta per sembrare un po' la realtà, ma quando sei dietro anche al computer così fa delle cose un po' strane. Per quello che io freno un po' prima, vedete che non oso, non voglio buttarlo fuori e non voglio fare cose strane. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Marco Drums Games, mi raccomando, adesso poi da settembre ripartiamo a botta, ragazzi, un sacco di giochi nuovi, Day One, PlayStation 5, Xbox Series X, ok? Vi aspetto tutti sul canale, tutti i giorni ore 21, sabato e domenica anche la live, in più ne faccio due alle ore 15. Orca loca! Scusate, per parlare non mi sono spostato, ho frenato e ho fatto una cosa strana. Alle ore 15 e poi la live delle ore 21, eh? Giochi di macchine, Gran Turismo, poi c'è la forza Motorsport 8, porterò anche quello, anche se non so davvero come far funzionare il Logitech G923 sugli Xbox Series X, che non va, perché andare con un gioco di macchine come forza è brocco, ha detto Andrea, adesso mi hai fatto ridere, Andrea, mi hai fatto ridere in ritardo, ci ho pensato adesso, il brocco di Max Verstappen, incredibile, dare del brocco a Max Verstappen. Oh, sete, ragazzi, ho sete, tanta sete. Allora, bevi Batman, ha scritto Batman, bevi. Devo bere sul rettilineo. Porca. Oh! A momenti gli vado addosso, raga. Non ce la facevo più. Scusate, ho dovuto bere. Stai, e si è preso un po', eh. Di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Oh! Ma perché il mio... Ma dai, sono 26%, mancano 10 giri. Ma ancora ti ascolto, ti licenzio. Giuro che quando esco dalla macchina ti licenzio. Tipo qua dei bot è assurdo. Cacchio, mi ha preso via, mi ha dato via un po', dai, devo correre bene, raga. Vabbè, un 1.4 non è niente. Dobbiamo superarlo, amici. Sta andando forte Verstappen, eh. Allora, gli amici mi dicono che la gara reale è avvincente, non facciamo spoiler, quindi state tranquilli dentro qui. La gara potete vederla tranquillamente stasera, registrata o indifferita, quello che è. Non si fa spoiler mentre facciamo le stesse gare che fanno nella realtà i nostri amici della Formula 1. Io spero di portar bene a Ferrari, visto che sono... Uè, c'è Luca! No, non ci credo. Eccoli, raga. No, non dire cose. Ah, ma nel gioco. Ah, mamma mia, Sir Luca. Mi hai fatto venire lo stremoto. Grande, grande Sir Luca. Allora, come stai, Sir? Dobbiamo giocare insieme, ragazzi. C'è anche Vertex, c'è Andrea, siamo tutti, qualche mega. Oh! Dobbiamo farci qualche mega giocata insieme per divertirci, ragazzi, Bene, oh, perfetto. Anche Akinen a muro. Oh, ragazzi, devo andare a comprare la macchina di Senna su Gran Turismo 7, la voglio, è stato un colpo al cuore. Ah, Sir Luca. Oh, mio Dio. Ci sono i doppiati, raga. I doppiati di solito mi portano sfiga. Perché lui la super... Ecco. No, ce l'ho fatta. Però mi ha rallentato di brutto, Grande Sir, come vanno le tue live, amico mio? Tutto bene? Dai, fa ancora caldo ed è un bene perché non dobbiamo accendere gli scaldamenti, almeno non si spende i soldi per niente. E tra un po' si ripartirà a fare live a manetta e speriamo arrivi tutto il nostro pubblico ancora, perché le live di agosto sono state un po' così. Oh, perfetto, io ogni tanto entro dentro, Scusate ragazzi se non entro sempre nelle vostre live. È perché o sto facendo video o sto facendo altre cose o anche con la famiglia faccio... Oh!
avevo l'opportunità. Il compagno dietro di te è 27,3 secondi. Bello! Marco aggressivo, stiamo organizzando questo per amichevoli controllati. Bello così. Beh, se per caso ti scappa un posto, fammi sapere, che sai che io in live entro sempre dentro, eh. Oppure possiamo fare il tuo team contro l'MDRT. Io, Kevin, Sharder, Loki, Bert, questo non so se vuole entrare anche lui a farti delle belle amichevoli. Ma tu parli di Formula 1 o di Gran Turismo 7? Grande Sir Luca, grande! Sì, dai, poi ci mettiamo d'accordo. Tanto adesso comincerà il periodo, vabbè, spero il più lontano possibile di freddo, però quando poi... Ah, GT7, bello. Va bene, ci sto. Ho scoperto che hanno cambiato un po' di cose in GT7. Allora, uno, se vai a sbattere fuori... pubblicità, dopo. Aspetta. Dimmi quando finisce così. A momenti esco. Ci sei perso momenti che giravo. Dai, devo andare a prendere Verstappen. No, raga, mancano 8 giri. Ecco, praticamente, allora, quando vai a sbattere in Gran Turismo ti rimane proprio la macchina più incoglionita per un bel po', ma va proprio ti va tutta storta. Poi ho notato che le gomme si consumano. Prima facevo la McLaren Sardegna, la McLaren con le gomme dure, e riuscivo a far tutti i 15 giri senza mai cambiarle, invece adesso ho dovuto cambiarle. E poi certe macchine non si guidano più come prima. Prima erano tipo dei... Orca, scusami Verstappen, ti sono venuto ancora... Ti sto campionando, Verstappen, eh? Dai, ti prego, di una bugia, ma dica anche la mia gara è vincente, ti prego, dai. Andrea, di, è vincente, la gara reale è vincente come la gara di Marco Drums Game Channel. Scrivilo, fammi sta cortesia, che devo fare uno screen. Perché sennò sembra che la mia è una merda. sì, per fortuna ragazzi, dai, perché se le gare sono davvero noiose, io ho smesso di guardare la Formula 1, vi dico la verità. Ho iniziato a correre io da quando ho il volante, perché mi addormentavo. Se invece le gare sono belle, toste, piacevole vederle, piacevole. Poi il risultato finale, si sa che la Formula 1 è una serie di eventi, motore, quello che succede, qualcuno che ti viene addosso. Guarda qui il motorino della BMW, della Honda, come viaggia, eh. Stiamo arrivando alla conclusione, amici, dai, non andate via, stiamo quasi finendo la gara insieme, così festeggiamo a podio. Ho preparato lo champagne, che sarebbe l'acqua, per festeggiare insieme a voi. Amo, Carla, se veniva lei con la trombetta. Ciao amici e amiche di YouTube, di Twitch. Orca loca. Oh, Verstappen si mette sempre dalla parte dentro perché sa che io non lo posso superare. Le gomme come siamo messi? La Tifi primo senza ala posteriore, fantastico. Grande la Tifi primo senza ala posteriore, bella lì. Io non riesco a superarlo, Andrea. Oh, purtroppo ho fatto un errore. Senza una ruota. Primo, grande. Dai, di che la gara di Marco Drums è vincente come quella reale, cazzarola. Sì, io, per cortesia. Dobbiamo superarlo, sto... Ma nella gara reale dov'è che si superano, ragazzi? Non c'è possibilità se si va più o meno uguali. Anche qui riesce a prendere pochissimo la scia, perché poi va a fare questa curva qui. Qui esce sempre un pelo. No, stavolta non è uscito. Qua devo frenare. Oh, mi ricordo questa gara. Sei all'inseguimento della vettura. Ah, ok. Perché ciao amici. Arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. Dai, mancano
6 giri sono al 34%, le gomme sono un po' gialline, infatti sento un po' che viaggia. Ciao amici di Twitch, se non siete iscritti, urca, che botta, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, grandissimi, farebbe un sacco piacere, così arriviamo a 630 amici, dai iscrivetevi, 630 follower. Cerchiamo di vincere questa gara, il GP del Belgio 2022. Orca loca, scusami Verstappen, ma come ha frenato Verstappen? Ma perché hai frenato così tanto Verstappen? Fammi capire. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Sì, oddio, mi sto concentrando, ma questo qua frena un po'. Per me l'ha fatto apposta. Voleva farmi spaccare l'ala davanti. Sta facendo cose strane Verstappen, ultimamente. Qua le gomme un po' finite. Qua le gommette finite, il nostro amico Verstappen. E anche lui lo fa un po' le stupidate come le fa Marco Grant, che a volte deve frenare. Ecco, c'ha il motore tanto potente, vedi che non riesco a passarlo. Adesso vediamo se magari con... Dai! Ciao amici e amiche di Twitch! Orca, vedi qua dove lo supero! Non posso superarlo! O provo dentro! Orca loca! Verstappen! E lui mi chiude! È vincente! Finale di gara vincente, ragazzi! Ci sono anche i doppiati! Siamo di fianco raga. C'è Schumacher. 5 giri alla fine, rimanete con noi. A vincente finale. Non so neanche se sto parlando correttamente italiano, ragazzi. Scusatemi, ma a 300 all'ora sono un po' preso. Oh, la Red Bull viaggia che è una meraviglia, eh. Andiamo uguali. Speriamo i doppiati che non rompano le scatole, eh. Schumacher, mi stavi entrando dentro, davanti. Volevo passarlo qui. C'è Guaiyu. Basta che non mi passa. Oh. All'interno, proviamo all'interno, dai. Dobbiamo farcela, ragazzi. Incredibile finale di gara, incredibile. È che lui ha sempre più spunto e riesce a... Guarda, che roba. Vedi lo spunto che ha. Poi frena un attimo, ma quando poi va a aprire... Ma come va via? Lui sta, vedi, sta all'interno lui. Fa la stessa cosa. Magari usce munito. Siamo al 40, mancano 4 giri, raga. In 4 giri devo passarlo, eh. Se no arriviamo secondi. Amico mio, non voglio... No, ho sbagliato la marcia, no. Non voglio andargli addosso, sennò poi sembra che la gente mi dice che gli vado addosso per vincere. Io non voglio fare così, io voglio vincere onestamente. Devo trovare il momento giusto. È che Verstappen sembra indiavolato. 39%. Allora, non sono ancora usurate, ma sento un po' la fatica delle gomme, eh. Vedi, mi... Non riesco... Vedi? Pam che l'ho brancato dentro. No! Non voglio brancarlo dentro. Sì! Allora, se vado un po' troppo irruento, lo branco dentro, non mi piace, vi dico la verità. Voglio... Piuttosto arrivo secondo.
guarda come mi chiude, hai visto? Non voglio neanche uscire, ho fatto 40 giri, per uscire adesso mi girerebbero le scatole, vi dico la verità. Urca, vedi? Guarda, io lo raggiungo lì, ma guarda qua come mi dà via, guarda. Vediamo un attimo se magari... Poi lui tiene l'esterno qua, guarda, eh. Comunque mi sto divertendo un bordello stavolta con Verstappen, eh. Grande Verstappen. È una gara bella dall'inizio alla fine. Non noiosa. Non si sa chi vince, non si sa chi vince. Ciao amici e amiche di Twitch. Buona gara del Belgio a tutti. Verstappen in prima posizione, subito con dietro Perez, la grandissima Ferrari, e dietro alla Red Bull. Sì. Vediamo un attimo. Guarda come la prende. Devo tirarla via pian pianino, amico mio. Adesso sto seguendo un amico che ha fatto un canale ADS Sport, insomma, si chiami, che aiuta la gente a correre senza gli aiuti. Lo so, ma se non freno gli vado addosso. Se non freno gli vado addosso. Anche quando corriamo tra di noi, ragazzi, io quando sono dietro di voi non freno mai al limite. Orca! Avete visto? Avete visto cosa ho combinato? Non ci credo, raga. Avete visto? Che sorpasso. Senza rendervi conto, raga. Incredibile. Dai, adesso dobbiamo mantenere... Incredibile, raga. Non ci credo. Stavo facendo il botto. E anche Verstappen è rimasto dalla situazione, eh. È rimasto male anche lui, credo. Devo andare a vedere poi alla fine che cosa è successo, raga. Perché vi dico la verità, non... Stavo parlando, non ci ho capito nulla. Grande Drans. Andiamo per la vittoria, ragazzi. 42esimo giro di 44. Gran Premio del Belgio. Forse vince la Ferrari di Perez. Io spero di portare fortuna al Gran Premio Reale, che stanno correndo anche loro con, penso, 10-12 giri di differenza, perché ho cominciato alle 2:30, loro cominciavano alle 3, sempre se non ho guardato male l'orario. Io inizio sempre un po' prima, ragazzi, eh. Tranne quando è alle 2, che alle 2 non inizio alla 1:30. L'1:30 voi state mangiando tutti, quindi inizio alle 2. Però se è alle 3 faccio alle 2:30. O alle 2 o alle 2:30. Così riusciamo a correre, divertirsi insieme, stare nella mia live, e poi si va a vedere la gara reale, eh. Che è avvincente. Speriamo davvero bene per la Ferrari. Anche se voi ci fate altre squadre, non fa niente. Comunque, speriamo sempre che ci sia tanta competizione, ragazzi, perché se c'è competizione e c'è lo show, se no è un arrivare dall'inizio alla fine. Magnussen, non fare il vandalo, eh. Fammi passare. Allora, devo dire che anche l'amico Verstappen nel traffico ha trovato un po' di bordello, perché vedo che 5 secondi sono riuscito a dargli. Ragazzi, con... è davvero tosto fare la gara completa, eh. Fa fatica, si fa una bella fatica, sia di braccia che di schiena che di gambe, a frenare e accelerare, frenare poi che il freno... Oh, ho fatto anche il girotto veloce. Grande Drans, tutto alla fine. Allora, non so se questo è l'ultimo o ce ne vuole un altro. Dio. Vabbè. Comunque sia, o uno o due giri, amici miei, abbiamo finito la gara. Andiamo a vedere immediatamente gli highlights. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Buona domenica a tutti. Poi andiamo a vedere tutti quanti la gara reale, o c'è chi la sta guardando
mentre guarda me, si guarda anche la gara. Grandissimi, grandissimi. Uè, grazie! Affissiato, grazie mille del follower, grazie! Sei il 630esimo follower, grazie amico mio. Se ti piacciono le gare, le cose, noi facciamo un sacco di live con Gran Turismo, giochiamo anche insieme agli amici di Twitch, facciamo anche con Sir Luca, Vertex, Zio Pipo, Tipusto, Zio Mario, facciamo un sacco di live insieme, altri youtuber, e ci divertiamo. Grazie davvero del follower, 630. Mio Dio! Sono arrivato alla fine delle gomme, alla fine della pazienza, alla fine delle forze. Devo anche bere, ma non voglio bere la fine per fare un po' una stupidata. C'ho anche i doppiati che non... Allora, una volta ho perso per i doppiati, ragazzi, perché mi fremavano davanti, Grazie! Grazie, amico mio! Oh, Bottas, stai calmo. Stai calmo, Bottas. E ragazzi, qua è un attimo che ti vengono addosso, È un attimo che ti vengono addosso. Ok, dai. Allora, ragazzi, io non so se ho vinto, ma credo che devo fare un altro giro, perché tutte le volte non me lo ricordo mai. Infatti. Ultimo giro. Vedo sempre 43-44, ma bisogna finire il 44esimo giro. Il compagno di squadra è 40,5 secondi. Allora, fissiato, è il Logitech G923. Ce l'ho da un anno, va benissimo. Io volevo fare il passaggio successivo al Fanatec DD Pro, ma non ce n'è, non si trovano in commercio, non ci sono, è un po' a penuria come le PlayStation 5. Corro con la PlayStation 5 e l'Xbox Series X, quindi quando poi ci sarà il Forza Motorsport 8 ce l'avrò, perché è incluso nel pass, quindi si giocherà anche a quello, però devo vedere come fare, perché il Logitech G923 non va con la Xbox Series X. E niente, va benissimo, mi trovo bene, comunque bello preciso, divertente, fatto bene, è un'evoluzione del G29, però avevo un problema che mi si frenava da solo ogni tanto, dava dentro il colpettino di freno, non riuscivo ad andare forte. Ho deciso poi di pulirlo un giorno, perché chiaramente era quello, e ho fatto anche un video sul mio canale YouTube, se ci può interessare, ho dato il link adesso mentre andiamo a vedere gli highlights della gara. E l'ho pulito e va perfetto. Urca loca. Allora, io gioco un po' tutto, rally, Formula 1, sì, è fissato, figo. È figo che l'ho pulito dopo un anno. Ho avuto voglia adesso durante le ferie. E corre bene, sì. Allora, diciamo che si corre bene anche col pad, Però ti rende un po' più dentro la gara. Ragazzi, abbiamo Verstappen dietro e andiamo a vincere il Gran Premio del Belgio. Carla, hai vinto la gara. No, non c'è mia moglie per la trombetta. Sì, ma vieni, e pilota del giorno l'altro Mario, ci credo. Ho fatto la pole position, mi hanno montato le gomme intermedie e ho superato. Gigi per la vittoria, grande. Oh, grandissimo sfissiato, grande, grazie di brutto. Bravo, grazie amico mio. Adesso ti metto. Sì, se ti sei iscritto lo vedrai dentro lì. Sì, che saltella! Saltelliamo! Kevin! Ho vinto, amico mio! Adesso ti farò vedere gli highlights, amico! Sì! C'è il nuovo amico. Ha spissiato che si è iscritto Kevin, adesso faremo delle gare incredibili. Allora, aspetta, voglio farti vedere il video che l'ho appena fatto della pulizia, amico mio. Di solito c'è mia moglie con la trombetta e adesso me la devo fare io la trombetta. Sì, finalmente posso bere. Completa 1000 miglia, raga. 2000 puntos. Dai che andiamo, che ho anche il pass, eh. Cos'è che mi ha sbloccato quel bel colore? Che mi ha sbloccato anche i bigliettazzi. Sì,
dei gran bei bigliettazzi, dei gran bei bigliettazzi. Sì, Carlos Sainz, Max Verstappen, Leclerc e Perez, e poi le due Mercedes con Hamilton e Russell, il grandissimo Alonso, Norris, Esteban Ocon, Gasly, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Alex Albon e poi gli altri che non si vedono. Bella gara, ragazzi, andiamo a vedere i highlights. La prima curva, guardate che roba, Kevin, guardati gli highlights, che figata. Giro 17. Cosa è successo? Non me lo ricordo più. Ah, muretto. Sì, ho spaccato. Ecco perché non c'era più il cartellone del 100. Ho spaccato io. Grande Drums. Ecco perché non c'era più il cartellone del 100. Non me ne ero neanche reso conto. Qui mi avevano montato. Dopo che mi hanno montato le gomme intermedie, non mi ha fatto vedere, eh. Guarda qui, guarda qui, guarda. Tutti i tentativi, eh. Oh, qui ho dato una toccatina. Ciao amici e amiche di Twitch. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, come ha fatto il grandissimo asfissiato che si è iscritto al 630esimo follower del canale. Dai grandissimi, iscrivetevi se non siete già iscritti, se no grazie. Qui è gli highlights della gara. Ha vinto Sergio Perez, Marco Drums Games, sulla Ferrari, ragazzi. La gara di Marco Drums del Belgio 2022. Stavo cercando il video che ho fatto della pulizia della pedaliera. Ciao amici, come state? Grandissimi, sto cercando il video della pulizia della pedaliera. Oh, quando cerchi una cosa non si trova. Vediamo un attimo, che belle le riprese, ragazzi, eh. Codemaster ha fatto un lavoro incredibile. Guardate quanti highlights ci sono, eh. Guardate che gara che è stata questa qui. Ho sempre avuto davanti Verstappen, perché sappiamo tutti che va forte Verstappen. Sono riusciti a fare un lavoro incredibile sulla monoposto, sulla Red Bull. Ma quanto l'ha fatto il coso della pedaliera? Quello della macchina di popcorn, vabbè, vi faccio vedere il link di quello della macchina di popcorn. Questo è il mio canale YouTube, ragazzi, dove potete iscrivervi, e questo link è della macchina di popcorn. 44esimo giro, vince Marco Drums. E vai. Allora, io ragazzi, vi farei rivedere ancora gli highlights, se non eravate qui, visto che siete entrati adesso. Guardiamo insieme gli highlights della gara, amici. Highlights della gara, mentre cerco il video della pulizia della pedaliera del Logitech G923. Ciao amici, grandissimi, come state? Buona domenica a tutti, eh. Adesso quasi quasi, guardate che belle riprese della monoposto in questo, ha fatto un lavoro incredibile la Codemaster, eh. Oh, non riesco a trovare, eccolo qua. Allora, il video che vi sto postando adesso è sulla pulizia della pedaliera. Se anche voi avete una pedaliera e avete bisogno di dargli una bella pulita, è questo qui. E vi anche linko il mio Discord, ragazzi, che se volete iscrivervi anche a Discord, mi farebbe piacere che ci sentiamo anche in TikTok. Vi metto un po' i miei link. No, Telegram chi se ne frega. Ok ragazzi, è stata una gara bellissima, è stata un pomeriggio insieme strafico. Vi metto anche il link 3 per tutti gli altri social, Facebook, Instagram, TikTok e Twitch.
se volete iscrivervi, mi fa solo che piacere, ragazzi, più siamo, più ci divertiamo nelle live, eh? YouTube. E vi metto il Discord, scusate la marea di messaggi, ma almeno vi ho dato tutti i miei social, eh? Così almeno se volete iscrivervi mi farebbe tanto piacere. Ok, allora ragazzi, siamo arrivati a un punto dove ci sono stati un sacco di highlights nella gara, dove sono veramente stanco e distrutto. Volevo fare qualcos'altro insieme, ma non ce la faccio più. Io vi aspetto stasera ore 21. Allora, vi dico ragazzi, ve lo dico già adesso, o portiamo il Formula 1 con la Lega, con l'amico Kevin, Andrea, Scharder, e poi correrà magari anche Carla, mia moglie, corre anche lei, oppure porto Destiny 2. Adesso devo vedere un attimo in base a come organizzarci stasera. Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazia per il follower, grazie a Spissiato. Se volete iscrivetevi al mio canale che porto un sacco di giochi al day one, potete... sarebbe bello Scharder, però magari facciamo questo, adesso vediamo un attimo perché avevo... Ah, non ci sei Andrea stasera, porca miseria. Martedì ci sei Andrea? Buona serata anche a te amico mio, ci sei martedì Andrea? Shard... Ah, ci siamo tutti, dai, Scharder, Kevin e la musica d'amore. E viene a salutare. Madonna. Allora, Kevin, Scharder e Andrea. Ci siamo tutti martedì, ragazzi. Vieni, amore mio, così saluti alla fine. Ho vinto io, eh? Bene. C'è anche un nuovo amico, Asfissiato. Salutalo. Asfissiato. Asfissiato. Ciao, sì. Settimana pesante, ma... Non ce la faccio. Ok, Andrea, allora dai. Incominciamo a fare noi, visto... che vogliamo andare avanti, incominciamo a fare la Lega, poi tu quando ci sei entra dentro intanto. Ok. Ciao Sade. Ok, dai Andrea. Tutta la gara. Allora, Kevin, Scharder, decidiamo stasera dopo su WhatsApp se portiamo Formula 1 o Destiny 2 e se no martedì, Kevin e Scharder e Andrea. Anche se non vieni Andrea, sai che corre il tuo pilota automatico. E andrà sicuramente molto meglio di me. Sicuramente il pilota automatico di Andrea va più veloce di Marco Drums Games. Stasera? No. No, o stasera o martedì, vediamo. Okay. Decidiamo dopo. Comunque ragazzi, io... Ok, grande Scharder, così ti voglio. Sono bellissime, adesso farò un sacco di pubblicità al video delle livree che hai fatto. Guarda il video della livrea? L'ha visto. Delle livree. L'ha visto. Sì. Adesso che mi piace tutto. Grandissimo Scharder. Okay. Allora... Vediamo, niente, io sono i saluti, grazie a tutti per essere stati con me, perché è stata comunque una bella gara, e ci vediamo stasera ore 21, venite dentro, ok? Sì, grande Scharder, grandissimo, dopo... Quando riusciamo, che funziona bene l'online, dobbiamo fare una prova, Scharder e Kevin, e anche Andrea se c'è, entrare e fare questo che ho fatto io oggi tutti insieme. E allora diventa interessante fare le gare della domenica con i giri e la pista reale, non da solo ma anche con voi. Sarebbe figo, però dobbiamo provarlo perché se crasha, come succede sempre, va a ramengo la live della gara e non è bello, non è piacevole ricominciarla, capito? È giusto iniziare e finire coi giri. Voi. Sì, questi siamo Marco, seduto lì sul cosettino, un po' più cicciottello dovrebbe essere, ma va bene così, quello sarebbe fico. Poi c'è Scharder, che anche lui c'ha voglia di fare in cazzo, Kevin che sta a guardare la Ferrari, e Andrea dietro là, che dice, minchia Marco, che bella macchina che hai! Allora amici, iscrivetevi al mio canale, ore 21 tutti i giorni, vi aspetto su Twitch. Adesso purtroppo devo andare, se no facevamo un po' di garette insieme ancora un'oretta, invece purtroppo adesso devo andare via. E dai, purtroppo, amore mio. Purtroppo, mio amico, devo andare da un mio amico, mio caro amico Mino. E allora ragazzi, niente, dai, inutile star qua troppo a parlare del nulla. Formula 1 dell'Electronic Arts, perché ormai sapete tutti che Codemaster l'ha comprata Electronic Arts, quest'anno hanno fatto un lavorone. C'è ancora da lavorare, perché soprattutto quando si fa l'online
l'intelligenza artificiale va su binario, quindi se ti branca dentro a te ti fa girare, fa su un casino della Madonna. Quindi devono ancora sistemare, diciamo, un po' di cose del gioco. Però, ragazzi, a livello grafico, a livello di gameplay, a livello di realtà e a livello di simulazione è veramente figo questo Formula 1. Diciamo che stiamo facendo la Lega, quindi se volete venire a vederci stasera stiamo facendo la Lega insieme agli amici Sharder, Marco, Kevin e Andrea. Se volete giocare con noi, potete giocare con noi tranquillamente. Iscrivetevi al mio canale e poi dopo ci scambiamo il nick della PlayStation. Quando poi andiamo a giocare insieme, vero amore, che corre anche Carla, corre anche mia moglie, lei è Bragali TV. Su Twitch, corre anche lei e possiamo fare un sacco di cose fichissime. Allora, festeggiamo ancora la vittoria del Gran Premio del Belgio. Ha vinto Marco Dranz con il mitico Perez è arrivato primo, ha fatto la pole position. È stata una gara interessante perché sinceramente c'è stato un sacco di highlights. Quindi quando ci sono gli highlights vuol dire che succedono le cose fighe. Ero lì con Verstappen perché sono riusciti loro a mettere un po' a posto meglio la macchina per la gara, più che per la qualifica, e il motore Honda fa paura. Vediamo quando entrerà il motore Porsche, perché sapete che nella realtà la Porsche ha comprato il 50% della Red Bull. E vedremo poi il futuro, anche perché notizia di questa settimana arriverà anche Audi, e Sauber si separa da Alfa Romeo. Quindi non so effettivamente Alfa Romeo se si farà la scuderia, se sparisce o che cosa succede e chi motorizzerà Sauber. Però a noi non ce ne frega una sega, tanto aspettiamo le notizie. Amici, grazie di essere stati con noi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, venite a vedere le gare di Formula 1 di Marco Dram. Sempre quando c'è la gara reale, faccio anche la gara io prima. Abbiamo le gare online, potete giocare con noi. Grande Sir! Possiamo giocare anche con Sir Luca, lui è un grande youtuber. Andate a iscrivervi anche al suo canale e faremo delle cose insieme. Faremo delle belle garette su Gran Turismo 7. Assetto corsa competizione, SnowRunner, un sacco di giochi. Passa stasera se ti va. Ok, allora stasera io sono che YouTuber. Vai, vai, grande Sir Luca, grande, 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 mitico. Sì, dai, allora sai che se fai live te io vengo dentro. Se non vengo dentro è perché o sto facendo altro o non la vedo o sto facendo live anch'io e non riesco a venire dentro. Se no vengo sempre a salutarvi, anche Pipuzzo, te, zio Mario, tutti, tutti, tutti. Grande Sharder, grande Kevin, grande Sir Luca, grande Andrea, grande Pierpaolo, grande Gianmarco, grande l'amico asfissiato che è entrato oggi, grandissimo, Sharder è un mito. Allora, Sir Luca, vi faccio vedere il link di tutte le macchine di Sharder che mi ha dedicato. Gli ho fatto un video oggi, è veramente bello. Andate a vederlo, ragazzi, andate a vederlo, iscrivetevi al mio canale. Questo è il video. Vai anche tu, Sir Luca, a vedere il link che ho cliccato. È veramente tutte le livree che mi ha dedicato il mio amico Sharder Design, che è il maestro livreatore. Il maestro livreatore, guarda, ve lo metto due volte perché almeno ci andate dentro a vedere. È un video che ho voluto dedicare io con tutte le livree che mi ha fatto l'amico Sharder. Poi farò altri video così con tutte le livree che ha fatto proprio perché Sharder ha fatto una marea di livree, una più bella dell'altra. Quindi seguite Sharder, no, anche lui ha il canale, no, in realtà non fa niente sul canale Twitch, però ce l'ha perché è dentro, quindi Sharder98, seguitelo. E ragazzi, grazie mille, grazie di cuore per essere stati con noi oggi pomeriggio. Io vi ringrazio e ci vediamo stasera ore 21. Andate a vedere il video di Sharder, già che cliccate sul video di Sharder tramite il link che vi ho messo, iscrivetevi anche al mio canale. Guarda anche le livree di Pipuzzo. Vado sempre a vedere Sir Luca le livree di Pipuzzo. Se vedi le mie live, gli clicco sempre mi piace, gli scrivo mitico e scarico anche le livree che mi piacciono. Perché Pipuzzo è un grande, Sir Luca. Ciao Sì. Kevin! Ciao Kevin, Ciao grandissimo. Kevin! No, vai tranquillo, Sir Luca, sai che
Io e Pipuzzo facciamo anche le live insieme, quindi figurati se non vado a vederle. Certo, non posso fare un video sulle live di Pipuzzo, sulle livree di Pipuzzo. Il vostro grafico, però Shader è il nostro, quindi esatto. Noi adesso dobbiamo parlare di Shader. Pipuzzo è il tuo grafico, Sir Luca. Shader Design è il mio grafico, è il nostro grafico. Facciamo i commenti di Pipuzzo. Esatto, quando vengo nella tua live, se vengo stasera, dirò grande Pipuzzo per le grafiche. Ciao. Allora, diciamo che i mitici qua noi corriamo e basta, Sir Luca, ce ne sbattiamo un po' la ciolla, no? Ecco, io sono quello loro, Shader, grande sì, amico mio. Sì, ti ho difeso, io sono l'avvocato del canale. Lei è l'avvocato, ragazzi, sono cazzi vostri, io sono fatto arrabbiare. Ecco, quando andiamo nelle live di Sir Luca, ragazzi, andiamo e lodiamo il mitico Pipuzzo, perché ragazzi, quello che fanno Pipuzzo e il grandissimo Shader Design, sinceramente, no, non posso farvi vedere la cosa ho fatto io, ragazzi, ne ho fatta una, mamma mia, ragazzi, era uno sgarabocchio sulla portiera. Va bene, vi lascio, sono straordinari, hai ragione, Sir Luca, hai ragione. Comunque salutamelo Pipuzzo se lo vedi, digli che dobbiamo fare una live insieme con qualcosa, e poi quando lo vedo online io vado dentro, però è un po' che non lo vedo, perché mi sembra che aveva la connessione che non andava bene, quindi non è che non entravo per non andare dentro, ma... perché non lo vedevo. A settembre, ragazzi, dobbiamo fare le cose insieme, dobbiamo crescere tutti questi canali, dobbiamo fare delle belle live insieme, delle belle gare, dobbiamo darci una mano tra noi youtuber, ok? Va bene allora, ragazzi. Rullo di tamburi, ha vinto Marco Drums. Andate a rivedere la replica di questa gara. Carla, ecco, brava. Ha ragione. Ha ragione. Shader è grandioso e davvero è stato un piacere conoscerlo. è stato un piacere conoscere il grandissimo Shader, perché davvero mi ha cambiato la storia anche da youtuber delle mie livree e di Gran Turismo 7 e anche delle cose. Senza Shader sarebbe esatto, sarebbe una live con meno. Esatto, poi vabbè, chiaramente ho trovato un amico, quindi cosa volete di più, ragazzi? Cosa volete di più? Dovrebbe pagarmi, ecco, l'unica cosa che sarebbe top è che dovrebbe darmi uno stipendio mensile, ecco, per giocare con lui, l'unica cosa. Va bene, dai, allora sì, mancano 20 giorni a Constructor Simulator, una volta alla settimana andiamo a costruire con le ruspe, con le benne, con le gru, con i camion, quindi ci vedrete lavorare, Shader, Pier, ha messo il share. Grande Sir Luca, 20 bit, grazie mille amico mio, vedi che arrivano i soldi. Allora, devo fare i saluti finali perché sennò lui non va più via, quindi vi salutiamo e ci vediamo se Drums va in live alle 9, altrimenti avete già tutti gli annunci. Quindi, brava. Un bacio, vi saluto, Sir. Grazie, piacere comunque, cioè noi scherziamo anche parlando di certo, cose serie, certo, ovviamente. Certo. Shaderino non si tocca. Un bacino da Marco Drums, mua, amici miei. Allora, sono l'unico che ha i Mitcoin, ragazzi, sarà una moneta che tra un po' di anni spopolerà, esatto. Altro che Bitcoin, andranno tutti in rovina, invece i Mitcoin sarà la moneta del futuro, quindi usateli quando venite da me. Ciao Sir Luca, ciao, buon pomeriggio, ciao Shader, ciao Andrea, ciao Kevin, ciao Loki, ciao a tutti gli amici che... Ciao anche il nuovo asfissiato, ciao amico mio, adesso non riesco a vedervi tutti quelli che siete dentro adesso, però io vi saluto tutti, a prescindere. Stasera. Ciao Gianmarco, c'era Pierpaolo e Batman anche dentro oggi. Sì, Va bene, ci vediamo stasera ragazzi. Ciao a tutti, ciao Kevin, il grandissimo Kevin, Shader, ciao a tutti, vi ho ringraziato penso 10 volte, ma devo ringraziarvi ancora di più. Noi Kevin ci sentiamo dopo su WhatsApp e noi Shader ci sentiamo dopo su WhatsApp. Ciao a tutti. Bella live, amore mio. Ciao, alla prossima, mi raccomando, ok Kevin, grande, con la manina, col tipa così, ciao.